tutto si rivolge a Buddha. Poi, quando non ottiene risposta, chiede il nostro aiuto. Sedotto dall'ambizione di ottenere un potere illimitato che possa mettere fine ai tumulti umani, un miserabile samurai di nome Kagemitsu Daigo decide di offrire il suo unico figlio a noi, le 48 belve del Jigoku, il reame infernale. 48 potenti demoni accettano l'offerta dell'uomo, ma anziché divorare il neonato, ogni mio fratello e ogni mia sorella rimuove un pezzo dal suo piccolo corpicino. Ognuno di noi reclama una parte del piccolo infante, rendendolo, alla fine del rituale, un essere deforme e mostruoso. 48 demoni, 48 pezzi del suo corpo. Il samurai, povero folle, colto dai rimorsi, abbandona il neonato ancora vivo sulla riva di un fiume e si allontana, inorridito per ciò che ha fatto. Noi demoni, invece, gli siamo grati per ogni goccia del suo odio, perché l'odio è nutrimento e supremo vanto. Alle prime luci dell'alba, un talentuoso medico, Jukai, mentre raccoglieva alcune erbe medicamentose, trova il pargolo e cerca di curarlo utilizzando la sua vasta conoscenza medica. Quando si accorge che il bambino, nonostante le oscene menomazioni subite, riesce a percepire l'ambiente che lo circonda e a comunicare telepaticamente, realizza che si tratta di una creatura destinata a grandi cose e lo prende con sé. Tempo dopo, Jukai, sfruttando tutte le proprie conoscenze mediche, restituisce al piccolo Hyakkimaru una parvenza di normalità, aggiungendo alle sue mutilazioni protesi di legno e di metallo. Nel corso degli anni che si succedono pigramente, Jukai realizza che il ragazzo è circondato da forze ostili e demoniache, che vogliono portargli via il figlio adottato e cresciuto, così decide di operarlo nuovamente e trasformare Hyakkimaru in una mortale macchina di morte. Taglienti lame nascoste nelle sue braccia, un cannone a miccia nel suo ginocchio, mitragliatori sui gomiti e un corpo resistente fatto di legno ed acciaio. Questo basterà a Hyakkimaru per difendersi dalle forze oscure che lo minacciano. Ora Jukai è libero di lasciare andare suo figlio verso il suo destino. Bloodwill Tale è tratto come da titolo da un famoso manga di Osamu, God of Manga Tezuka, un fumetto degli anni 60 da cui venne realizzata anche una serie televisiva ed un film in carne ed ossa nel 2007. Tezuka è un famosissimo mangaka e creatore di autentici capolavori quali Astro Boy, Kimba e il Leone Bianco, La Principessa Zaffiro e La Storia dei Tre Adolf, uno dei prodotti più caratteristici del maestro che rappresenta un vero e proprio inno alla tolleranza. In Dororo emerge ancora una volta la fascinazione e la competenza di Tezuka come medico, già mostrata nell'immenso Black Jack, manga del 1973 che rappresenta una trasposizione di Tezuka nel mondo del fumetto. Bloodwill Tale Tezuka Osamu's Dororo è un frenetico gioco d'azione in terza persona con dinamiche hack and slash, in cui noi assumiamo il ruolo di un insolito samurai biomeccanico. Dovremo lottare contro forze avverse e recuperare le 48 parti che compongono il corpo del nostro eroe, affinché possa tornare ad essere un uomo.
Assieme a lui, il piccolo e sfacciato ladro Dororo lo accompagnerà durante questo suo lungo e pericoloso viaggio, dentro un Giappone feudale, dai toni macabri e disperati, spezzato da guerre, povertà e carestie che ingrassano i demoni. Sorta di rivisitazione in chiave moderna del Pinocchio di Collodi, Yakimaru non è altro che un burattino di legno ad inizio gioco che progressivamente riacquisterà la sua umanità perduta durante l'avanzamento dell'avventura, mentre falciamo creature yokai e ci riprendiamo pezzo per pezzo, è il caso di dirlo, la nostra umanità rubata dalle 48 belve. Le idee di questo gioco si susseguono ad un ritmo vertiginoso, a cominciare dalla trovata che noi, assieme al nostro eroe, acquisteremo diverse percezioni sensoriali, visive e tattili man mano che la nostra avventura procede. Il prologo del gioco, che presenta un veloce tutorial, è in bianco e nero. Questa è solo la prima idea che colpisce e disorienta il giocatore. Inutile controllare l'uscita video, poiché non appena avremo abbattuto la prima belva, Yakimaru riacquisterà il suo occhio sinistro e il mondo che lo circonda riacquisterà i colori. E questa non è l'unica idea strabiliante che vi attende. Le orecchie miglioreranno l'equilibrio e consentiranno al nostro solitario eroe di riprendersi dopo un attacco. La gamba sinistra permetterà invece di schivare agilmente, il naso provocherà il rumble del controller e ci avviserà che una belva con un nostro pezzo è vicina, le corde vocali doneranno la parola al nostro eroe e così via. Progressivamente, mentre il gioco avanza, il destino di Yakimaru si compirà. Vedrete lentamente ricostruire il vostro eroe e lo vedrete fortificarsi, recuperare ciascuna parte del suo corpo. Consente infatti di aumentare le sue statistiche, come la salute, il potere di attacco, il tasso di rigenerazione, la fortuna, la velocità, la resistenza e così via. Inoltre, un certo numero di pezzi gli darà nuove capacità e nuovi poteri, nonché funzioni speciali facoltative. Ad onor del vero, però, ogni parte meccanica che verrà sostituita da un pezzo umano toglierà qualcosa al nostro eroe, ma al contempo lo renderà più forte, insomma, sempre più samurai, sempre meno robot. Il combat system o swordplay di Dororo è un autentico florilegio per chi adora trovare queste caratteristiche in un videogioco. C'è veramente di tutto. Combo, melee attack, QTE, charge attack, air combo, non manca proprio nulla. Oltre al suo arsenale incorporato, per così dire, Yakimaru è in grado di impiegare diverse katane che troveremo mentre avanziamo nel gioco. Le nuove spade consentono sempre di infliggere più danni di quanto si possa ottenere utilizzando le lame base e possono anche offrire ulteriori vantaggi, protezione contro veleni, fuoco, ghiaccio o attacchi fulmine, migliorare la fortuna, occasionali colpi aggiuntivi oppure maggiore velocità. Molte delle spade e diversi altri oggetti del gioco sono ben nascosti e richiederanno al giocatore di passare diverse volte da determinate zone. La progressione del personaggio in Blood Will Tell funziona molto bene ed è resa ancora più interessante dal fatto che i livelli non sono lineari. Spesso fortificare Yakimaru vi consentirà di raggiungere zone nascoste o luoghi apparentemente inaccessibili. Dororo non è altro che un Metroidvania in salsa tridimensionale.
Compiere lunghe esplorazioni di livelli, e spesso ripeterli, permette di trovare le belve nascoste e reclamare altre parti del nostro eroe. Ogni livello va esplorato attentamente e dovrete ricordarvi ogni diramazione, ogni passaggio ostruito, ogni salto apparentemente impossibile. Vale la pena dedicare del tempo ad esplorare ogni area, anche per trovare potenziamenti temporanei, utilissimi contro i boss e le belve, alcune davvero fortissime, medicinali che donano una vita aggiuntiva e munizioni per il nostro fedele cannone ginocchio, utile non solo a decimare mostri, ma anche a smascherare segreti e superare ostacoli. Ma non è finita qui. Ogni danno inflitto e ricevuto aumenterà la barra dello spirito di Yakimaru. Una volta raggiunto il culmine potrete scatenare un attacco di spirito che sarà in grado di eliminare un intero esercito di yokai o fare danni significativi a uno dei tanti boss. Ci sono anche rotoli nascosti nel gioco che insegneranno tecniche speciali e nuovi attacchi spirituali. L'attacco più divertente nell'arsenale di Yakimaru è la capacità di eliminare un nemico dopo averlo stordito attraverso una sequenza QTE, che se portata a termine con precisione donerà diverse ricompense. Possono essere gemme, stat temporanee, munizioni, oggetti di recupero o anche una nuova spada. Per variegare il gioco dal solito taglia e affetta, in alcune aree dovremo giocare come Dororo, il piccolo ladro autoproclamatosi, che dà anche la titolazione al gioco. Con Dororo dovremo infiltrarci dentro strutture o edifici e utilizzare la nostra abilità di spionaggio per poter dare un valido supporto a Yakimaru. In sostituzione delle letali spade e colpi di cannone, per Dororo ci sono goffi pugni, pietre e bombe da usare. I livelli si concentreranno su enigmi di varia natura, lastre da premere, leve da tirare e occasionalmente qualche combattimento. Spesso Dororo riporterà il suo amico meccanico, spade e altri oggetti, rendendosi oltremodo prezioso. Inoltre la trama spesso sarà spiegata proprio da dietro le quinte che Dororo scopre e telepaticamente riferisce al suo amico samurai. Yaki, I found that demon's antenna in Yudai's bedroom. What? Really? Yeah, and guess what? She's not even here! Good. Well done, Dororo. Uh-huh. Yaki, you guys probably in here. I've got this whole place memorized. I should look for a weapon. Just need to find some money that seems out of place. Apparentemente, la storia di Osamu Astro Boy Tezuka sembrerebbe la migliore caratteristica di Blood Will Tell, ma il gioco di Sega è in grado di reggersi perfettamente in piedi da solo, con 8 scenari pieni di cose da scoprire, oltre a 60 creature yokai da abbattere e luoghi ricchi di atmosfera e stile. Blood Will Tell è un perfetto esempio di perla nascosta dell'epoca PlayStation 2, un gioco del 2004 ad opera di una Sega che coraggiosamente cercava una varietà costante nelle sue opere e pubblicava titoli originali. Il gioco è una fusione talentuosa ed esplosiva di menti eccezionali. A Keita Memiya, il leggendario regista dietro Moon Over Tao, Mirai Ninja,
Mechanical Violator Akaider, Garo, Zeiram 1 e 2, Tekkoki Mikazuki, per citare i più noti, e anche videogiochi come Agane, Genji, Clock Tower 3, Onimusha, Shin Megami Tensei 4, a lui il prestigioso ruolo di Production Designer. Amemiya coordina ed equilibria il concept art del gioco, donando al titolo uno stile artistico invidiabile, composto da suggestive ambientazioni e da una galleria di creature mostruose pescate direttamente dai sedimenti della cultura e della tradizione giapponese. Non mancano in Dororo elementi tipici del folklore giapponese dei mostri, Kappa, Tengu, Rokokubi, Kanekozo, Hania, ma è bene ricordare che la traduzione inglese di queste creature è incorretta e ha massacrato il gioco piazzando i nomi a caso. Tuttavia, Amemiya, non certo nuovo a trattare materiale fantasy trasformandolo, in Dororo eccelle semplicemente. Grazie anche al character design di Hiroaki Samura, il mangaka dietro l'opera ormai divenuta culto, L'Immortale, e diverse altre opere graffianti e feroci. Samura ne firma lo splendido character design. Ed infine, Mahiro Maeda, regista, animatore e sceneggiatore giapponese, celebre per le sue produzioni e per aver collaborato con registi del calibro di Hayao Miyazaki e Hideaki Anno, a lui, autentico veterano degli anime, spetta il compito di narrare nel ruolo di storyboard artist le numerose cutscene, tra cui la opening intro e diverse sequenze di gioco. Infine, alla divisione WOW di Sega e a Yuji Horikawa l'onere di produrre il rifacimento videoludico di questo ennesimo prodotto della Tezuka Production, trasportando le avventure cartacee di Yakimaru e Dororo in un action game frenetico dal ritmo serrato che avrebbe dovuto scontrarsi con i prodotti di fascia alta di Capcom, Konami e Taito. Se siete appassionati di hack and slash o action adventure in terza persona, se vi è piaciuto il recentissimo Nioh, Osamu Tezuka Dororo vi conquisterà sicuramente. Blood Will Tell è uno dei giochi più coraggiosi per PlayStation 2, per una serie infinita di motivi. Si tratta di un gioco divertente ed affascinante che, nonostante qualche incertezza di telecamera che può rendere sulle prime confusionare gli scontri, riesce perfettamente nel suo intento di divertire ed intrattenere, come solo i migliori titoli PlayStation 2 possono fare. La grafica è suggestiva e, anche se alcune zone sembrano apparentemente spoglie, narrativamente c'è sempre una spiegazione dietro. Le ambientazioni sono macabre e ricche di scorci affascinanti, le animazioni sono realizzate molto bene e durante i combattimenti vi sembrerà di giocare ad un manga interattivo, tale è l'ideazione tra piroette e colpi di varia natura cinetica. Le full motion video che mostrano Yakimaru che riacquista le parti del suo corpo sono magnifiche. Inoltre, in tutto Dororo ci sono sequenze in grafica di gioco e illustrazioni che spiegano i momenti più cruciali della storia. La ricerca di Yakimaru per ricostruire il suo corpo e mettere fine ai tormenti dei demoni richiederà 10 ore circa, tra foreste nebbiose, valli desertificate, città fantasma, scheletri di campi di battaglia, magioni infestate e altri luoghi suggestivi. Lasciate dunque che il sangue vi racconti una storia. Se gli dèi del cielo si sono resi di fronte alla sofferenza e alla disperazione dell'uomo, lasciando via libera al demone oscuri, un burattino divenuto uomo ci donerà una nuova speranza. Questo è Dororo.